Buonasera, Buonasera ragazzuoli, tu la chat privata non la leggi assolutissimamente. Valerio voleva farmi il pesce d'aprile, invece io non ci sono cascato, è quello il problema. Ma molto lo dicevo, ma secondo altro che... te, ma secondo me, mentre io facevo, aspetta un attimo, eh. Ah, scusami, aspetta. Leggevo della roba adesso. Adesso volevo Mo leggere. l'ha letta la roba. No, non si poteva fare. Quello è il problema. Ah, Lo dici? mettevi in coda, eri Eh, un no, no, no. bambito. È vero. Io sono ribambito. Ragazzi, comunque. Aspettiamo un attimo, facciamo un check perché in realtà io voglio vedere pure sta cosa Mo che che te la vedi. siccome abbiamo preso l'abbonamento StreamYard Professional, vediamo un attimo se c'è. Sì, mo gli salutiamo tutti i ragazzi in chat. Vogliamo vedere se c'è la live, come dicono loro, in 1080p. Intanto non ci interessa niente, però giusto per avere un resoconto di quello che stiamo pagando. Così vedono quando siamo brutti. Vabbè, io parto con i saluti. Esatto. Allora, salutiamo Zio Bit, Stefano Poggi, Fabrizio Vignolini, buonasera, Concetto G, Giovanni Bruno, Pier, Stefano Dangocci e per ora basta. Filo connesso, no, perché è Ok, antipatico, ok. piano piano lo banniamo. Pare che a me me lo segna. Sì. Poi vabbè, date pure conferma pure voi, ragazzi. No, il 1080p nelle impostazioni. Ah, Va bene, ok. Pierluigi Luciano pure. Non dai, ho salutato. Ah Pierluigi, no, buon. l'avevo saltato. Perché l'avevo saltato? Perché mi sa, commento su, non me Sempre l'aveva la aperto. solita fai, eh. Oh. Allora, io Anche vedo pure Gianbruno Gianbruno Vinci. Vinci, vai. Ok, Buonasera. E mo sono arrivati. Non me li hai fatti vedere prima. Che te posso fare? buonasera. Tu la ghicchi sempre comunque un po', eh. Io la Stavolta non è ghicchio. colpa mia. Io la Sì. ghicchio. Ripeti testo, vediamo Abbassa un leggermente la risoluzione della. po'. Sto a Io. 480. Ok, Fabrizio dice io vedo a 720. Strano, mi vede nell'impostazione 1080. Vabbè, comunque vedremo ragazzi. Intanto facciamo questo mese di prova. Io solo vedo 720, pure loro vedono. Non vorrei che cambia da device, no, ma non credo. Da PC? No, io c'ho l'upload che è bassissimo, non so per quale motivo sto 0,09 d'upload. Com'è Vabbè, possibile? sempre la solita, Valerio. Quando iniziamo, fino a quando non iniziamo, Perché? è super potente. Perché va così piano? Che ci sta aperto? Sul PC, ragazzi, mi dà pure a me 720, stranissimo. Vabbè, poi lo andremo a rivedere, andremo a rivedere. Vabbè, intanto vediamo un attimo, la vostra immagine è pulita e del suono anche. Vabbè, raga, poi vediamo. Se nel caso in cui non funziona sto 1080, li licenzio subito. O no, Vale? È andato. Cioè, Valerio non vuole rispondere più. Ci sto. Ah, no, Lo forse. fa pesce d'aprile. Scusami. No, Che? Ho fatto una cappellata io, ho avviato la trasmissione in 720. Boh, non lo so, vabbè, comunque poi andremo a vedere, dai. Si tratta della qualità, no, YouTube, no. Vabbè, poi studiamo un attimo questa cosa qua. Ok, Allora, piano ragazzi, piano sì, inquadreremo la... inquadreremo la situazione. Domani facciamo un'altra live 1080 per capire se abbiamo fallato noi o era StreamYard che ci prendeva in giro. Magari è un pesce d'aprile di StreamYard. Ok. Ragazzi, allora, stasera vediamo un pochino di esempi per quanto riguarda
l'ottimizzazione del codice. E vedete che ho sistemato sempre i soliti banner per avere tutto sotto controllo. E manca una cosa, Valerio. Manca assolutamente una cosa. Questo sta 14. Eccolo qua. Mettiamo un po' di musichetta. Allora, ragazzi, facciamo le ottimizzazioni stasera e parliamo un pochino di come ottimizzare il codice, perché noi abbiamo parlato tanto di programmazione in queste 29 puntate, ragazzo, non è che è una sola. Abbiamo fatto 29 puntate, Wow. oh, qualcuno è andata meglio, qualcuno è andata peggio, però comunque sia, siamo ancora qui a raccontarvi un pochino il mondo della programmazione di Arduino. La cosa interessante è che, oltre a programmare, potremmo anche ottimizzare un po' il nostro codice e farlo funzionare meglio. E ovviamente, vi spiego, intanto vi spiego, in realtà è una parola grossa spiegare. Vi parlo, per mia esperienza personale, che cosa può servire ottimizzare il codice su Arduino. La prima cosa, ovviamente, è il risparmio della memoria RAM. Noi abbiamo un microcontrollore, ecco. Hai Non visto so, si è quanto spallato penso a voi? qualcosa. Si è spallato qualcosa, non so per quale motivo. Ciao, Guido Spoda. Allora, come stavo dicendo, quindi. L'ottimizzazione, la prima cosa che si fa con l'ottimizzazione del codice, la si fa perché ci permette di andare a migliorare un pochino l'utilizzo della RAM. Noi abbiamo un microcontrollore in mano e non abbiamo un computer, quindi meno RAM utilizziamo sul nostro microcontrollore, meglio è, perché magari ci evitiamo crash, riavvii improvvisi e queste cose così. A me non è capitato mai, ma non perché sia bravo a utilizzare bene il microcontrollore, ma non mi è capitato nemmeno gli anni di inizio, quando ho cominciato a programmare Arduino, perché arrivare ad occupare ovviamente tutta la RAM di Arduino è comunque sia complicato, cioè non è che ci arrivi così. Però hai la possibilità magari di creare del codice che frammenta la memoria e quindi magari ti va Presente. a... Tu sei il frammentatore? Sei colui di Mamma cui... mia. Quindi tutti parlano di te. Ok, va bene. Il frammentatore, non solo di RAM, ma pure di... Ok, scusa. Sì. E quindi succede questo, che frammentando la memoria, magari voi create dei buchi all'interno della memoria, la somma dello spazio libero è utile, o meglio, è teoricamente utile per voi, però non è contigua, si chiama, non è continua ovviamente, e quindi sostanzialmente non vi permette di fare le operazioni nel modo migliore possibile, perché ovviamente il microcontrollore cerca sempre di occupare la memoria in modo lineare. Se si creano dei buchi in mezzo alla memoria, ovviamente quello, quando va a salvare delle parti dove ovviamente non c'è più spazio per salvare, perché ci stanno altre parti allocate e non deallocate, per vari motivi e per vari errori, praticamente vi trovate un codice non ottimizzato. Quindi andiamo a vedere come ottimizzare questo codice, come non fare le cavolatine sul codice, ma sappiate che questa non è una guida professionale per ottimizzare il codice. Io non sono un professore, quindi ovviamente prendetevi tutto come viene, ok? Allora, quindi partiamo dalle basi. Aggiornare il core. Beh, voi dite. Perché noi parliamo di ottimizzazione. Adesso, ragazzi, se vi guardo di lato, scusatemi, ma ho spostato la finestra per utilizzare l'altro monitor. E condividi schermo, ok. Allora,
Ragazzi, mo ve lo spiego sto codice, perché l'ho messo qui per che ci tiene traccia comunque dell'utilizzo della RAM dell'Arduino per fare qualche esperimento, che poi saranno gli esperimenti sbagliati, gli esempi sbagliati, poi lo andremo a vedere. Ok, comunque in ogni caso, la prima cosa da fare essenzialmente per migliorare le prestazioni della nostra board in tutti i sensi è aggiornare il core, come detto. Quindi sostanzialmente potete andare nel menu strumenti, andate su scheda, andate su gestore schede e andate su aggiornabile, e come vedete io ho lasciato appunto questo core non aggiornato per farvelo vedere stasera. Adesso ragazzi sicuramente non vedrete la versione, fidate di me, però sostanzialmente io esatto, sarà dura, però comunque provateci. E io la allora versione la versione 3.0.0, sì, 3.0.0, e attualmente è disponibile la 3.0.1, quindi sostanzialmente aggiornate sempre questi core, perché è una cosa che non si fa mai, però ci migliora sicuramente l'utilizzo della board, perché Arduino lavora tutti i giorni instancabilmente per migliorare le prestazioni dei suoi prodotti, quindi gli aggiornamenti fateli sempre. Ok, fatto l'aggiornamento, siamo pronti per affrontare tutti quelli che sono gli argomenti. Allora, i define. Ok, il define sostanzialmente può essere utilizzato quando abbiamo dei valori che non cambiano mai e che sostanzialmente ci permettono di farsi utilizzare all'interno del codice e poi ovviamente non occupare memoria, però dovrebbero essere questi valori, siccome non cambiano mai. Io di solito i define li utilizzo per dare i nomi ai pin, no? Per avere un codice un po' più, diciamo così, un po' più leggibile, con i nomi di ogni pin, utilizzo un define e gli assegno il numero del pin. Una cosa che faccio di solito, e tra l'altro è una cosa che ha fatto già Arduino sul pin 13, per esempio noi abbiamo sul pin 13 abbiamo pin mod LED built-in, ok, output. Questo qua non è altro che un define, ragazzi. Questo non è altro che un define che Arduino già ha creato e che ci permette di richiamare il LED, sostanzialmente il LED della board. Ovviamente ogni board cambia il LED on board, e quindi ad ogni board, in base al core che stiamo utilizzando, questo define è abbinato al pin corretto del LED. Altre cose che fa, ovviamente in altri ambiti, chiamiamo così, in altri codici dove ovviamente i pin sono diversi, possiamo utilizzare define il nome del pin, che ne so, magari abbiamo relay 1 e gli diamo, ovviamente magari il nostro relay è collegato al pin 12, facciamo questo discorso qua e utilizziamo relay 1 da dare in pasto sia a pin mod che a digital write, ovviamente digital write, ma se noi abbiamo dato un nome a un pin analogico possiamo pure utilizzare analog read, per esempio. Quindi ovviamente diamo un nome al nostro pin. Questo ci permette, come detto prima, di avere un codice a parte più leggibile, perché se noi facciamo pin mod relay 1 e output, poi ovviamente me lo vado a gestire con digital write, no? Digital write relay 1 e vabbè
lo sbaglio sul codice non cambia, ragazzi, è sempre lo stesso. Non c'è Sempre la niente stessa StreamYard. firma proprio, è proprio la nostra. E sostanzialmente possiamo fare questa roba qua invece di scrivere 12. Nel Ok. frattempo vorrei far fare due risate visto che è un pesce d'aprile. Vorrei, se riesco, far condividere la. Si vede? Non so se si vede. La mia Sì. Sì. schermata di gestore schede. Stavo fermo alla 2.7, neanche alla 3. Quindi Bravo. figurati tu da quant'è che non aggiorno le Ok, bravo, così devi fare. E questa cosa ci permette due cose, sostanzialmente. La prima, che sostanzialmente questo non occupa niente sulla RAM, perché di solito ho visto fare quest'altra cosa, fare const int o const byte, adesso ci arriviamo a quel discorso là. Nel Relay. frattempo, buonasera Galimbit. Buonasera, Galimbit, uguale 12. Questa cosa che io vedo fare spesso è la stessa cosa in realtà, però ovviamente in questo caso occupa RAM, ok? Poi potete utilizzare progmem, quindi ovviamente spostare questa variabile sulla flash. Adesso ci arriviamo, facciamo tutte le cose per step. Comunque, I primi codici che scrivevo io facevo tipo int relay Esatto, uguale di esatto. 0, di 1, di 2, che poi con tutto che erano int a me mi riconosceva di 0, di 1, di 2 io parlo sulle SP, eh. Sì, perché dietro comunque di 0, di 1 e di 2, quelli sono int a loro volta. Sì, Quindi penso che comunque. con la scheda lui sapeva già che di 0 equivaleva al Esatto. GPO Ma zero. eh sì, perché lo sviluppatore ha fatto poi il define apposito, perché quello a tutti gli effetti è un define pure lui. Di 0 è un define. Pare di È sì. di 0 e poi ovviamente è abbinato al numero. Quindi questo occupa la RAM, questo no, questo non occupa la RAM, perché sostanzialmente qua fa un find replace, il compilatore fa tutta una roba sua per non inserire questa stringa all'interno del... Buonasera Elio, e ovviamente inserisci questa stringa, la inserisce nella memoria programma invece di utilizzarla nella RAM, sostanzialmente. Ecco. Quindi questo non ti occupa niente. Poi, Allora, zio questo Pit, riferito alla versione, dice io sono alla 2.5.2. Le successive mi danno problemi di compilazione su qualche libreria. Eh sì, ci vabbè. dovrebbe stare. Su SP capita spesso sta roba. Sull'Arduino io No, aggiorno penso che era sempre. riferito alla 20, all'RP 2040. Perché io stavo 2.7, lui 2.5. Alla RP2040, zio Bit, poi magari ne parliamo perché così almeno se è la risolviamo. Ma cost int quanto occupa? 4 byte. Perché sostanzialmente è un int a tutti gli effetti, quindi è 4 byte. Quindi voi utilizzate questa roba qua, già avete occupato 4 byte per dirgli solo che relay 1 è il numero è il numero pin 12. Ok? Quindi questa roba magari potete evitarla, invece di utilizzare questo, utilizzate questa qui. Poi Bell'hashtag ovviamente ci define. arriviamo. Esatto. Appunto, ho parlato prima di progmem e sostanzialmente progmem è un modificatore delle variabili e si usa quando noi abbiamo delle variabili molto grandi. Di solito si usa sugli array, sicuramente se avete giocato un pochino con i display le avrete viste per rappresentare le immagini. Fai un array gigantesco con tutti che quelli sono sostanzialmente i pixel dell'immagine,
ogni posizione a un pixel dell'immagine, e poi sostanzialmente c'è questo progmem. E poi mi progmem praticamente. Non l'ho frizzato io? No, io sto. Ah, no, l'avevo visto flashato. Quindi ah, non ok, so se... ma mi vedi? Sì, no, sì, sulla... Vedi, dice zio Bilt sulla SP8266. Non mi trattare male la SP. No, ma mi sembrava che strano. Io già oggi ho dato sul gruppo Telegram, sapete. Stamattina. Ha dato fuoco a tutto. Vabbè, comunque. Nel dopo live vi racconterò il perché. Sì, sì, ma chi stava sul gruppo ha visto il deodorante per gli ambienti? Chi è stato Fabrizio a dire che ha il nuovo deodorante per gli ambienti? Che spettacolo, mamma mia. Fantastico. E comunque, dicevo... Sai il grado di tossicità di quei fumi? Guarda, buonissimo. Cioè, nel senso, io starei tutti i giorni così. E quindi, che dire, noi abbiamo praticamente la possibilità di utilizzare il modificatore progmem, che sostanzialmente può essere messo in una variabile, quindi una variabile da tutte le parti. Tipo, possiamo metterlo qua, progmem, possiamo metterlo, io lo taglio e lo rincollo in un'altra parte, possiamo metterlo qua. Cioè, io ho incollato. Ma è fantastica sta cosa. Aspetta, no? Si è dimenticato il punto dove ho messo Progmem. Progmem. Solo a noi succedono queste cose. Sì, ma sicuramente è stato un lasso temporale sfalsato. Control X. Ok, e Ctrl V. Ok, voi potete praticamente metterlo sostanzialmente da tutte le parti, qui e qui. Il discorso sta sul fatto che ho letto che funziona meglio, cioè funziona meglio in realtà su alcune versioni di Arduino, funziona meglio. Stefano D'Angocci, l'int occupa 2 byte, dice Elio. Il fatto che non indica solo... In effetti era le long che occupavano 4 byte, non le int. No, su 16 bit, sull'Arduino 1 occupa 2 byte, sui 32 bit occupa 4 byte. Infatti stavo per rispondere a Elio. Sì, effettivamente occupa 2 byte sui 16 bit. Noi stiamo utilizzando la RP2040, quindi ho detto automaticamente 4 byte, però effettivamente sì, che poi tra l'altro, come dice Lio, allo stesso modo, il fatto che sia const indica solo che non può essere solo che può essere solo letto e non cambiato, read only variable. Sì, effettivamente il const serve poi per bloccarlo sostanzialmente, metterlo in sola lettura e dirgli guarda che quella è una costante più che una variabile. E quindi il progmem a che serve? Il progmem, come detto, è un modificatore di variabili che se tu lo indichi sulla variabile, invece gli dice al compilatore guarda, sta variabile invece di allocarla sulla SDRAM, sulla... A parole vabbè, SDRAM. No, l'SDRAM c'ho un refuso professionale. L'SRAM, la SRAM, o se no, invece di salvarla sulla RAM, infilala dentro alla flash. Tanto comunque sia, so che effettivamente è una costante e non cambierà nel tempo, quindi sostanzialmente mi fa più comodo tenerla nella flash. Perché? Perché sostanzialmente non utilizza poi la RAM. Ok, quindi... Siccome la RAM è preziosa nei nostri progetti, quindi utilizzo progmem per dirgli al compilatore guarda, infilala dentro la flash che è meglio, sta bene là. E altra cosa che in realtà ci va a nostro favore per quanto riguarda il discorso delle buonasera Massimo Tosi,
Un altro discorso che è analogo a ProgMem è la macro F. Allora, se noi che non ho mai capito, mo te la spiego. Allora, e te la spiego da subito proprio qui, cioè qui possiamo applicare la macro F. Allora, mettiamo che noi abbiamo i serial print, no? Ok. Mm-hmm. Queste stringhe qua sono allocate dinamicamente sulla RAM. Cioè, Ok. Ma noi sappiamo che queste stringhe qua sostanzialmente non cambiano, cioè nel tempo non cambiano. Quindi perché allocarle sulla RAM quando posso allocarle sulla flash? Allocarle è una parola grossa, ma comunque posso inserirle all'interno della flash assieme a tutto il programma di Arduino. Quindi utilizzo la macro F. Io ho la macro F che posso utilizzare così. Faccio praticamente F, apro la parentesi tonda, ci infilo all'interno la frase da stampare. E faccio la stessa cosa pure a quest'altra. E metti la doppia parentesi finale. Sì, metto la doppia parentesi finale perché in realtà è F, apri parentesi, chiudi parentesi. E dentro all'interno di F praticamente ci sta la nostra frase da stampare. Noi sappiamo, come detto, che memoria attuale sostanzialmente è un messaggio che deve mostrarmi e sarà sempre così. Quello che cambia sostanzialmente è quello che stampo dopo, che è, chiamiamola, una variabile, ok? Quindi questa qua non posso metterla dentro alla macro F, anche perché secondo me il compilatore farà errore. Però non... E allora noi che faremo? Ce la mettiamo. Vuoi provare? Cioè io ci provo, però secondo me non è la notte giusta per fare i tentativi questa. Sta andando tutto così bene. È proprio appunto... per quello che lo dobbiamo fare. Esatto. Comunque considera che in questo modo noi abbiamo detto al compilatore, quando arriva ad elaborare questa stringa, la linea 13, perché io mi immagino sto compilatore come un nano, cioè un nano da giardino che praticamente riga per riga legge e dice: ok, questa la faccio, cioè questa la trasformo così e la faccio capire, questa la trasformo così e la faccio capire al microcontrollore, questa la trasformo così e la faccio capire al microcontrollore. Quindi sostanzialmente c'ho sto nano da giardino che appena io premo, corro avanti e dietro. No, secondo me lo fa da sopra a sotto, però comunque sia. Con la scaletta. Sì, con la scaletta. Comunque sì. Perché io me lo sono immaginato il nano da giardino su una libreria grande quanto una parete, con una scaletta di quelle che si muovono così da libreria. Perché? Non ci stavo bene comunque. No. Comunque, praticamente, ragazzi, che fa? Quindi, quando arriva sta riga qua, gli dice: guarda, ok, questo è un serial print, però memoria attuale, due punti, infilalo dentro alla flash. Non lo tenere in RAM, che è meglio. Ok? Quindi, sostanzialmente, ho questa roba qua che mi permette di liberare la memoria RAM. Ok? Invece di utilizzarla a brutto, la metto in quel modo. Tra l'altro ti dico di più, questo metodo qua è utile sia quando andiamo a dichiarare le stringhe. Se noi abbiamo string frase uguale, faccio macro F, ciao, ok. Ciao, uguale. Bel pampino, oddio. Bel pampino. Posso fare questa cosa qua e tra l'altro lo posso utilizzare pure quando stampiamo le cose sugli LCD, sui client web, cioè comunque sui file non credo che... Sì, ma pure sui file potrebbe avere una valenza. Comunque sostanzialmente avete la possibilità di utilizzarlo dappertutto, dove state lavorando con le string, che poi ci arriviamo qua, bestemmiamo un attimo. Sostanzialmente, quando state lavorando con le string, voi avete la possibilità di
flashare tutto sulla flash in tutti i sensi, quindi sostanzialmente liberare un sacco di memoria RAM. Tra l'altro Valerio, all'ultimo facciamo un esempio per far collassare la RAM della RP2040 con delle string. Allora, io so che un cicloforo basta per inghiottare un ESP, quindi... Vabbè, là ci stanno altri motivi perché... No, e allora, sai che ho scoperto poi che non è che si inghiottava per la RAM, si inghiottava per la connessione, perché lui continuava a fare il cicloforo come se non ci fosse un domani, ma nel frattempo la connessione mi dice... Oh! Io sto aspettando, io poi andavo con Watch Dog. Comunque ti dico una cosa, che sostanzialmente già far uscire fuori... Allora, il discorso è che lì c'è un problema di robustezza dell'hardware, non so spiegarvelo meglio, però comunque c'è un problema di robustezza dell'hardware. Se io metto un ciclo 4, in realtà magari altre board, ma pure l'Arduino 1, se esce fuori, fa errore uguale. C'è un errore, eh? C'è un errore di memoria, perché se voi fate uscire fuori il ciclo 4, state leggendo da una parte dove non c'è niente, e per dirti, che ne so, state facendo un conteggio per qualche cosa, no? E il vostro ciclo 4, invece di fare 100 fa 101. 101 va, magari questo 101 va a leggere una posizione di un array che in realtà ha solo 100, e ecco lì che esce fuori l'errore di memory fault, no? Quindi praticamente avete sto robo che sta cercando della roba, sta cercando di tirare fuori da un array che ha 100 elementi e invece vuole tirare fuori il 101, l'elemento 101 che non ci sta, che è la carica del 101. quindi sostanzialmente succede questo, che c'è un memory fault su alcune board come l'SP8266, scusatemi, non mi ammazzate, però si perde. Cioè, nel senso, quando arriva là va in crash. Cosa che non può succedere, che in realtà sull'SP8266, per paradosso, è più semplice andare a debuggare il problema. Su altre board magari vi fa un comportamento anomalo e non ci state dietro, perché non vi fa altro, cioè nel senso non c'è un errore, non c'è un riavvio, non c'è niente. Quindi per paradosso è meglio così. che dire, allora praticamente questa è la macro F, comunque, come abbiamo detto, e poi c'è un consiglio: rimuovere le variabili inutilizzate. Allora, se noi abbiamo queste variabili, no? Adesso noi abbiamo pure questa const int relay 1 program 12, mettiamo il caso che non è più program, perché se no non avrebbe senso. Noi abbiamo questa variabile qua e poi non la utilizziamo nel codice. Che ce l'abbiamo a fare qua sopra? Questo succede magari quando avete dei codici, che ne so, con varie modifiche, poi lasciate qualche variabile lì aperta, non la utilizzate, eccetera, eccetera. E succede questo qua. Intanto andiamo a vedere pure un pochino cosa ci dice il... Anche se non so se sulle cost fa l'errore. No, sulle cost non fa l'errore. Ok, creiamone un'altra di variabile. Int valore uguale 1. E poi sostanzialmente compiliamo. Potete pure fare solo int valore e stop. No, non ce lo fa l'errore, qua non ce lo fa. Comunque ragazzi, se utilizzate, di solito il compilatore ce lo consiglia, ci dice: guarda, questa variabile è inutilizzata, perché non ha cancelli? Cioè, a che serve? Cioè, vediamo un attimo senza... perché così mi sta dandogli il valore, ovviamente... no, niente, no, non ci vuole bene il compilatore, comunque, cioè, te lo dico... vediamo un attimo di... è dalla nostra parte il compilatore. No, vediamo andando... questa cosa non me la sono inventata, cioè ce l'ho davanti... Ah, ecco, cioè, non sono scemo allora. Vedete che dice?
praticamente abbiamo una variabile inutilizzata. Questo è un warning che noi possiamo risolvere benissimo. Uno, togliendola, perché non ci serve, perché se è inutilizzata il compilatore già ce l'ha detto. Guarda, è inutilizzata, quindi se la andiamo a ricompilare, ovviamente non c'è più, quindi sostanzialmente andiamo a commentarla e vedete, non c'è più l'errore. Già questo è un errore che potete riconoscere. Quando vi dice c'è una variabile inutilizzata, andate a scavicchiare un pochino perché vi dice pure la riga. Vedete? Faccio così. Vi dice la riga e vi dice che è alla riga 33, colonna 8. Quindi riga 33, colonna 8, eccola qui. Sostanzialmente questa è una variabile che noi per il compilatore, appunto, ma anche per me, non stiamo utilizzando, quindi togliamola perché questa è una piccola chicca, però sostanzialmente potremmo ottimizzare un pochino pure così e recuperiamo 4 byte pure qua. Perché sostanzialmente una volta che noi andiamo cioè andiamo a creare questa variabile e abbiamo 4 byte occupati che non ci servono a niente, sostanzialmente. Allora, dice concetto. Ah, io ero rimasto sulla schermata banner, quindi non l'avevo letto. Va bene, tranquillo. Per ottimizzare, invece che allocare due volte serial printf riga 17 e 19, si può allocarla una sola volta definendo una string barra. Ah, sì, esatto, vabbè. Allora, considera che serial print alla fine. Sì, alla fine c'ha ragione anche concetto. Il problema principale è che poi vai a concatenare, cioè quella roba del concatenamento. Concatenamento che dobbiamo un attimo sperimentarla. Però sì, effettivamente, come dice concetto, se tu fai una string e li metti direttamente all'interno la frase e poi la fossilizzi, chiamiamolo così, dovrebbe occupare, cioè invece di fare tutti questi serial print ne fai solo uno sostanzialmente. Poi vediamo concetto questa cosa qua. Ok, ma quando scriviamo client println per costruire la pagina web si può mettere F prima di client? Sì, come dicevo prima, Stefano Tangocci, noi la macro F la possiamo utilizzare su tutte le cose dove scrive stringhe che sappiamo che comunque sia quei messaggi restano così per sempre. Quindi lo possiamo fare, sì. Tutta la roba che rimane là è sempre quella, in pratica. Esatto. Poi Posso fare una domanda nel frattempo vai, ai ragazzi fai. sul gruppo? Mo stavo dando un'occhiata alla gestione schede e praticamente mi sta dando errore per quanto riguarda l'aggiornamento delle SP, ovvero SP8066 e SP32. Praticamente non mi fa più lo scaricamento del JSON della gestore schede. Pure a voi succede e c'ho problemi io, hanno aggiornato il link e quindi non funziona più. Poi rispondete in chat tranquillamente. Non è che forse hanno aggiornato il link come dici? Boh, non lo Eh sì, ma non lo riesco a trovare. so. Mick comunque dice una cosa interessante. In teoria, G++, che è sostanzialmente GCC, che è il compilatore di Arduino, dovrebbe riconoscere che è la stessa stringa ed ottimizzare il codice compilato automaticamente. Ovviamente se non si disattivano le ottimizzazioni. Credo che molte flag del compilatore siano già state ottimizzate da Arduino, però non
non lo so, su questo fronte non so che dirvi. Comunque Mick ha fatto una bella osservazione, che poi noi ci dimentichiamo sempre, ma noi abbiamo il compilatore di C++ che è sostanzialmente molto molto verso le nostre magagne, cioè cerca di ottimizzare il più possibile dove può ottimizzare, quindi effettivamente è una roba che comunque dimentico sempre, però cioè. E allora un'altra cosa, utilizzare le variabili globali, ok? Allora, questa cosa qua di utilizzare le variabili globali è una roba che sostanzialmente ha senso fino a un certo punto, però comunque sia, sappiate, io per come la vedo io, comunque c'è la possibilità di andare a ottimizzare un pochino la RAM anche da quel punto lì. Noi quando inizializziamo una variabile abbiamo comunque questa variabile che è un viene inizializzata dentro a un cassetto della memoria, no? Quindi abbiamo un cassetto che è identificato poi con un indirizzo e noi abbiamo questo cassetto dove viene inserita questa variabile all'interno, che poi non è vista come la vediamo noi, ovviamente, nel senso è diversa, però noi diciamo che quello che vede il compilatore è un po' diverso rispetto a quello che noi scriviamo. Esatto. Noi abbiamo sostanzialmente questo int valore che è nel loop, no? Però noi ovviamente potremmo pure metterlo qui. Tipo, facciamo un void, facciamo un calcola. Questo è un esempio che ho provato oggi pomeriggio, però volevo... E quindi non funzionerà. Non funzionerà. Allora, intanto mettiamo in chiaro una cosa. Quando voi create una funzione, anche gli argomenti sono delle variabili, quindi vengono inizializzate e allocate nella memoria RAM. Già partiamo da questo presupposto qua. Abbiamo un discorso da fare su questa roba qua. In realtà, sempre per via delle ottimizzazioni che mette a disposizione il compilatore per vari meccanismi che si innescano, sostanzialmente queste variabili qua sono utilizzate e poi distrutte subito dopo lo scopo. Quindi sostanzialmente, se noi facciamo int risultato uguale x più y e stampiamo serial println risultato, ok, quando richiamiamo questa funzione qua, sostanzialmente lui alloca sempre x, y e risultato, poi la utilizza qui il risultato e poi lo distrugge, quindi già c'è una distruzione in automatico da parte di tutta l'ambaradam che c'è dietro alla compilazione, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei meccanismi che si innescano in automatico. Però, quando noi andiamo ad allocare la memoria, cioè nel senso questa variabile qua non viene mai allocata nello stesso posto. Quindi, di solito va sempre tutto liscio. Però potrebbe capitare che sostanzialmente c'è un errore di allocazione o alloca in modo imperterrito da qualche parte, insomma comunque sia, si crea della frammentazione della RAM e sostanzialmente cominciano ad insorgere dei problemi. Allora, sugli oggetti questa cosa non si può fare, però possiamo intanto limitare qualche danno dal punto di vista delle variabili locali. Allora, di solito si usa questo modo qui di fare le cose, non è sbagliato, ragazzi, eh? Quindi continuatelo a utilizzare se lo volete utilizzare. Però io delle volte, quando ho le funzioni, rendo globali tutte le variabili, nel senso che metto int risultato fuori, in questo modo, e all'interno della funzione praticamente riesco a fare questa cosa qua,
cioè faccio il risultato uguale x più y. In questo caso, ogni volta che richiamo calcola, sostanzialmente a parte il risultato lo vado a ad allocare una volta soltanto, cioè al momento della compilazione questa roba qua viene compilata e inserita all'interno del microcontrollore e viene creata una sola volta, quindi viene creata una sola volta, però noi, siccome questa è globale, sostanzialmente possiamo utilizzarla n volte all'interno del codice. È logico che questa roba qua dipende gli utilizzi, cioè noi non è detto che noi vogliamo per forza utilizzare questa variabile globale, quindi potremmo utilizzare un puntatore su questa variabile qua. Poi Giovanni Bruno è comunque sia in chat, mi sta per menare, perché mi ha detto ovviamente che questa roba qua o facendola o inizializzandola all'interno della funzione o utilizzando un compilatore è la stessa roba, perché sostanzialmente a tutti gli effetti già sarà il microcontrollore a occuparsi della distruzione di quelle variabili al momento che le ha utilizzate e chiude la funzione. Però potete utilizzare questa roba qua. Adesso ci arriviamo però ai puntatori, non sono ancora dentro alla categoria dei puntatori. Tu pensa che io praticamente ho sempre utilizzato variabili globali mai utilizzate come lo stai utilizzando, cioè come... scrive l'int direttamente dentro la funzione, dentro il void. No, in realtà questa è, l'abbiamo già intrapreso questo discorso, l'abbiamo fatta, c'è una lezione. Questa è una variabile locale. No, nel senso, io ho sempre usato la globale, mai usata come... Ah, ok. Io facevo un'ottimizzazione senza saperla. Tu, però considera che facendola appunto all'esterno vai a dare un posto, Valerio... Ah, ok, ma che mi ha fatto? Mi ha spostato i byte, mi ha spostato i bit. Cioè, scusami, ma perché me deve distruggere? Non ho capito sta cosa. Conto di più io. No, quello è un bitwise, mi ha spostato, te mi ha spostato sopra me, cioè mi hai sovrascritto praticamente. E sostanzialmente comunque potete utilizzare questa roba globale, quindi ovviamente molto maggiore. Molto maggiore. È peggio, vabbè. Peggio della sovrascrizione. Cioè io credevo, cioè poi Valerio da quanti bit è, se volessimo utilizzare quelli che come bitwise, no? Vabbè, io ce l'ho long. Te pare. Comunque ragazzi, un'altra cosa che potete utilizzare è il puntatore, scusami Giovanni, non mi odiare. Allora, il puntatore praticamente ci permette di fare questa cosa: noi puntiamo risultato, sostanzialmente creiamo un puntatore di risultato che è sostanzialmente solo un puntatore di int, ok? Ho indovinato il banner? Quale? Un puntatore. Ah sì, esatto, però non so se sto... Ah, scusate ragazzi, prima delle variabili del puntatore facciamo un attimo le statiche. No, mo è iniziato, dopo scambiamo il coso, no, tanto non è che vabbè, deve forza al banner. Ok, va bene, è giusto, c'è ragione. Allora, praticamente noi creiamo un puntatore di int, sostanzialmente. Questo è soltanto un puntatore, gli abbiamo dato un nome. E poi gli diciamo che questo puntatore è un new int... Aspetta un secondo, però. No! Aspetta. Avevi dimenticato era scritto putatore. Putatore? Ah, vabbè. Ah, e continua. Allora, ok. Praticamente noi creiamo il puntatore di int, però poi praticamente gli diciamo che è un new int, il quale valore è x più y, ok? Poi dobbiamo stampare questo puntatore, quindi stampiamo asterisco risultato,
ok? Poi che facciamo? Siccome lo dobbiamo liberare, sta memoria non ci serve più, facciamo delete risultato. Questa sostanzialmente, poi Giovanni correggimi e sputami in faccia se sto dicendo delle cose sbagliate, questa sarebbe quasi la stessa cosa che farebbe il compilatore al posto nostro. Cioè praticamente crea una roba, non crea una roba con il puntatore, però in realtà fa in modo che il nostro, la nostra variabile viene creata, viene assegnata, viene utilizzata e poi viene tolta, viene eliminata. In questo modo lo facciamo noi tramite codice. È una roba che possiamo utilizzare, compiliamo per vedere se non abbiamo fatto cacchiate. Mamma mia, mai una compilazione sbagliata stasera, Valerio, che ci prende? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ah, ok, no, mi ha scritto una cosa... Mi sta insultando per chat, Giovanni. Ah, per priva, in via privata, capito. Sì, per non farmi fare brutta figura. No, sta scherzando, ha scritto un'altra roba. E quindi praticamente succede questa cosa qua, che noi abbiamo questo meccanismo che possiamo utilizzare per creare la variabile, assegnargli un valore e distruggerla subito dopo, utilizzarla e distruggerla subito dopo, se ci serve. Ah, bella notizia, Giovanni. Ma poi sì. ne parliamo. Poi, magari dopo ha fatto una roba per Portenta che è una cosa figa. Poi ne parliamo. E sostanzialmente questo. Quindi noi abbiamo la possibilità di fare sta roba. Adesso noi non andiamo a provare questa funzione, ma funziona, sicuro. E non mi piace la funzione che funziona, vabbè, se no si chiamasse disfunzione invece mamma di funzione. Dai, allora senti un attimo, a che punto stiamo? Quindi dobbiamo passare alle variabili statiche. Le variabili statiche, ok. Ragazzi, noi abbiamo detto che praticamente abbiamo le variabili globali, no? Ma se avessimo la necessità assoluta di utilizzare, magari di inizializzare una variabile all'interno del loop, possiamo utilizzare sostanzialmente le variabili statiche, che sono così: static int il nome della variabile, valore uguale 30. Ok? Allora, al di là del fatto, possiamo pure farlo così, perché questa è comunque una variabile, eh? Occhio, sta roba qua è comunque una variabile, quindi gli possiamo assegnare il valore in qualsiasi punto del codice, ok? Che succede? Che noi facciamo static int valore. Noi sappiamo che se non diamo il valore a una variabile numerica, viene settata in automatico come zero, no? Poi, ovviamente, qui facciamo valore più. Ok, poi Valerio dice: oh, ma che sei scemo? Che stai inizializzando. Io non sto di niente. Sì, dillo allora. Sei scemo? Stai sei inizializzando. Scemo. No, devi continuare però la frase. Scusami. Così. E tu mi hai detto di sei scemo. Allora, se tu dici così, sei scemo e non contestualizzi la situazione. Vabbè, ma io non ho niente da contestualizzare, quindi dico soltanto quello che tu mi hai detto di dirti. No, comunque, allora succede questa roba qua. If che... Mirko mi ha detto di dire questo e io eseguo. Sì, bravo. No, utilizza gli insegnamenti di Impariamo Arduino Live per andare contro di me. Vai. Comunque, qualsiasi cosa che dici può essere usata contro di te. Esatto. Allora, facciamo una distinzione. Se utilizziamo questa qui, int valore, e viene settata a zero in automatico, e facciamo valore più, questa roba qua non ha senso. Perché sostanzialmente ogni volta, ogni ciclo di loop, questa va a zero e questa va più. Quindi massimo che incrementa di 1 e poi va a zero di nuovo. Quindi è una roba che comunque sia continuerebbe sempre così.
Siccome però noi abbiamo la necessità che stia quella variabile nel loop, però non dobbiamo inizializzarla ogni cavolo di volta che gira il loop, che sarebbe un problema pure sempre per il solito discorso della continua allocazione, utilizziamo il denominatore static, denominatore, non so se si chiama denominatore, comunque static int valore. Praticamente succede al primo richiamo di questa riga qua, questa va a 0 e viene inizializzata. Poi faccio valore più più, però al secondo giro di loop questa non viene più inizializzata, non viene più calcolata. Quindi rimane praticamente, sostanzialmente, se la vogliamo vedere in modo logico, rimane valore più più, che viene incrementato di continuo. Quindi non viene più... questa non viene più utilizzata, questa riga qua. E static è molto comodo per fare queste cose e andate a risolvere dei problemi di RAM, perché sostanzialmente se avete questa proprio necessità di avere questa funzione che all'interno c'ha queste variabili che devono essere inizializzate dentro a quella funzione, potete utilizzare questo stratagemma per avere la possibilità di inizializzare la variabile al primo colpo e poi subito dopo utilizzarla come se fosse una variabile, però non avere più la necessità di andare a togliere. Cioè, una domanda, dimmi. Allora, io di solito, può essere che io lo faccio sbagliato, però pare che funzioni. Sì. Ogni tanto, quando mi serve da fare sta funzione incrementale per quanto riguarda i contatori di riconnessione o roba del genere, sì. Io mi dichiaro tipo valore, ma lo dichiaro come globale. Ok. Quello e sì. Io faccio il valore più più, è uguale a usarlo nel loop o lo static int, giusto? È identico uguale, sì, è identico uguale, però io ho fatto la premessa che magari il programmatore ha super bisogno che questa funzione sia privata e locale solo per quella funzione lì. Che non possa essere. Se fai una libreria potrebbe essere un problema. Cioè, se hai delle variabili che non vuoi far toccare perché fanno della roba sotto, e poi ovviamente è il risultato che deve arrivare all'utente, quella roba là deve essere ovviamente locale. Ma nelle librerie ci sono le classi, noi l'abbiamo visto, c'è tutto un altro meccanismo che è, diciamo, più appropriato per fare queste cose, però sostanzialmente sappiate che avete la possibilità di static se avete proprio necessità di avere sta roba lì dentro. Elio dice: se vuoi fare sta cosa usi una classe e dichiari private. Sì, esatto, Elio, puoi utilizzare le classi, infatti l'abbiamo visto nella lezione delle classi, però questa qua è per piccoli codici dove non ti serve, dove non hai bisogno delle classi, quindi comunque se hai bisogno di avere creare una classe solo per fare una cosa del genere, fondamentalmente. Esatto, se hai bisogno proprio di creare quella variabile lì all'interno di quella funzione, fallo, usa static e hai fatto. Che c'è pure? Che c'è ancora qualche altra cosa? Allora, mo ti dico la cacchiata che ho fatto io. Io sono andato perché volevo modificare perché era scritto male. Ho sbagliato, okay. Ho fatto clic su cestina e ho modificato quello che ci stava sotto il banner dopo, quindi non mi ricordo che ci stava dopo. Ci stava un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Ma tu sei un animale. E mo come facciamo? Usiamo il puntatore, l'abbiamo detto. Sì, però non mi ricordo quello che ci stava. Cavolo. Raga, c'è stava una roba bonus e niente. Non me la sono manco segnata, perché io penso che c'ho il collaboratore che collabora, no? Non collabora. Ma io stavo collaborando, perché tu hai scritto... Ma che fa? Distruggere tutto. Mutatore, io ho detto, vabbè, mo la modifico. Invece da fare clic sulla penna, ho fatto clic sul cestino. Vabbè, e allora... Mi si è...
Ragazzi, scrivete in chat qual è la penitenza che dobbiamo far fare a Valerio la prossima settimana, mercoledì ad Impariamo Arduino Live o a una live a caso. Non gli Scrivete in chat. sta il No, restore. poi te pigli la penitenza e te stai pure zitto. Vai, vai, ragazzi, ragazzi, scrivete in chat la penitenza da fare, da dare a Valerio. Perché non è possibile. È il collaboratore che non collabora. Cioè, ti va contro di te. Cioè, che Ma mi sono collaboratore. sbagliato. Uffa. Usare Mirisa. No, guarda, preferisco stare in ginocchio sui ceci piuttosto che usare Miris. È una cosa che io non mi ricordo nemmeno, cioè c'era un altro argomento e basta. Eh sì, ci stava un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Sì, però non posso tediare loro a dire a vedere me. Scrivi 50 timer, non bloccanti. Cioè, questa è tosta. Questa la posso fare, questa la posso fare, questa la posso fare. Senza Twiggly. Senza Twiggly, uso la libreria di Bling, i timer di Bling. T'ho fregato. Ah, no, no, li devi scrivere a mano. Scrivi a mano, forza. Va bene, userò un'altra libreria. No, devi scrivere a mano. Devi scrivere a mano. Ragazzi, purtroppo. Vabbè, comunque, però vi faccio vedere una cosa carina. Visto per chiudere. Poi, ovviamente, se mi viene in mente, lo facciamo nella prossima puntata. E abbiamo una piccola parentesi e la richiudiamo. Una cosa che io ho provato a fare. Ah, ma ecco! Cioè, no, ragazzi, comunque la penitenza la facciamo uguale. Però erano in reserve su. Ah, Sì. su carta! Non devi scriverli nel codice, devi scrivere su carta, a mano, a manina. Esagerato. Valerio il distruttore. Penitenza Ma proprio. perché mi volete far fare sti mili? Sì, io li odio i mili. Non utilizzare i delay per 6 mesi. Ok, non aprirò l'ID di Arduino per 6 mesi. Ho deciso. No, devi programmare però. Creerò un assistente vocale che mi crea il codice invece di scriverlo. Io comunque ricordo quello che devo fare. Vabbè, comunque, in ogni caso facciamo sta cosa. La Allora, penitenza ma tocca fa, ho capito. sì, te tocca lo stesso. String è malvagio. Questa cosa già l'abbiamo vista, abbiamo pure visto il metodo da utilizzare. Però vediamo quello che fa string dal punto di vista RAM e vediamo un attimino come poter aggirare un pochino il problema. Allora, io farò una roba che adesso sarà molto, molto tartassante per la board. Però vi fa vedere cosa fa string sostanzialmente. Allora, noi facciamo string. Abbiamo, che ne so, messaggio. Anzi, aspetta, sì, facciamo mia stringa. Perché non è un messaggio in realtà. Mia stringa, e vabbè, prima o poi ci riesco, ragazzi, confidate in me. Arriva. Allora, noi abbiamo questa stringa che ovviamente viene richiamata. Ragazzi, dichiarate le stringhe tutte fuori, mi raccomando. Perché non si può. Aspetta, no, devo farla per forza sopra. Allora, ok. Poi ovviamente noi abbiamo mia stringa e gli facciamo un contatore. Unsigned long. Questa roba in realtà non ha senso, però vi faccio vedere che stressiamo la board. Ah, ok, c'è proprio il capitolo specifico. Facciamo unsigned contatore. Mi devo far perdonare. Eh sì, praticamente abbiamo queste due variabili. Noi facciamo sta cosa brutta. Mia stringa uguale string contatore. E facciamo contatore
plus plus. Questa roba qua, come ho detto pure oggi, perché ho mandato un messaggio a Giovanni Bruno, gli ho detto: guarda, sto facendo della roba e va bene. Mi sono fatto consigliare delle cose per quanto riguarda i puntatori sopra quello che abbiamo fatto praticamente prima. E poi gli ho detto: io ho fatto sta roba, ma è tipo un virus per Arduino. Perché sostanzialmente... scusate ragazzi, ho dimenticato. Allora, praticamente, in questo modo, questa mia stringa cresce tantissimo. E adesso vi faccio vedere che cosa succede. Anzi, in realtà facciamo pure quest'altra roba, perché non è giusto fare proprio... contatore maggiore di 0, lo maggiore di 1000 lo resettiamo, così almeno non sale più di tanto. Però vi spiego perché faccio sta cosa. Praticamente ad ogni giro di loop vado ad aggiungere, vedete, il più malefico è proprio il più malefico che distrugge un po' tutto, però comunque in ogni caso i concatenamenti, tutta sta roba con le stringhe, succede un macello. E sostanzialmente noi sappiamo che però all'interno del nostro contatore dovremmo andare ad inserire quattro caratteri sostanzialmente, no? Che succede adesso noi quando andiamo ad avviare questo codice? Vediamo questo. Succede che noi andiamo ad incrementare contatore e ad ogni incremento praticamente lo andiamo ad inserire all'interno di string, quindi aumenta di continuo sostanzialmente, no? Vediamo un attimo cosa succede. Qui è il momento in cui si blocca tutto e io sento... No. Manca sta soddisfazione. No, manco state soddisfazione. Allora, il monitor seriale non lo vediamo però. No, però sta facendo roba che non dovrebbe fare. Aspetta. Ah, esatto. Ragazzi, perché adesso vi spiego una cosa. Tolgo per un attimo la macro F qua, perché no, dovevo toglierla solo qua sotto. Ah, ha cominciato. Era l'esperimento che volevamo fare nel far crashare. Sì, ha compilato, però ha fatto tutta una monnezza. Comunque, la monnezza è questa. Wow! Mentre quello che dovrebbe fare, come distruggere gli Arduino a mano. Ah, beh, ok. E di fatto. Ok, vedete che sta facendo la RAM? 39, 42. Questa roba qua sostanzialmente non va bene perché stai frammentando la RAM sostanzialmente. Adesso tra l'altro si è bloccata. Questa qua butta giù la RAM, che è una cosa assurda. Allora, sappiamo che il nostro contatore... allora, in teoria facciamo una cosa intanto, perché questo butta assolutamente la RAM giù, ma butta pure il computer tra poco. Ragazzi... È stato bellissimo, però secondo me... l'abbiamo fatta. No, non vabbè. Non è riuscito manco a zerarlo. È l'ide che si è incriccato. Ok, è tornato? Grande. Allora, praticamente noi facendo questa roba qua, ovviamente abbiamo fatto un casino, perché gli abbiamo incrementato il contatore e si è incrippato proprio l'ide. Aspettate, ragazzi, Ammazza, altro che stress la bora, aspetta. No, infatti non si riavvia, faccio una chiusura forzata, raga.
Esci, vediamo un attimo se, se si chiude. Stressiamo la vicenda. niente, ragazzi, abbiamo chiuso. Ma stacca, stacca la, la scheda. Sì, 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 no, l'ho staccata già, è solo che... Ah, è... e continua imperterrito a... No, è il discorso che è andata proprio in loop. Questa cosa non doveva farla, però, in realtà. Non doveva spaccare, non doveva spaccare l'idea, doveva solo, sostanzialmente... Comunque, raga, mo, quando recuperiamo un attimo il codice, vi faccio vedere il codice che non dovete mai scrivere. Contro l'alt gancio... Oh, ahi. No, non è Windows questo. E perché, scusa, Linux non c'ha i tasti? Non lo so, non lo so. Ubuntu, non Linux. Il panic button. Questa roba qua non la fate mai, raga. Perché questa roba qua diventa disastrosa, perché il contatore continua a incrementarsi. Questa stringa qua viene ogni volta aggiunta, cioè sostanzialmente aggiunge ad ogni volta l'incremento del contatore, ma lo mette la... lo accoda, quindi sta roba non la fate. Facciamo una cosa un po' più pulita. Facciamo che gli assegniamo l'attuale string contatore, ok? Quella era una stronzata che volevo farvi vedere, però facciamo questa che è più pulita, diciamo. Tu lo sai che io me lo faccio sullo SP, sì? Vabbè, addio. Lì esce il fumo senza manco metterlo in corto. Dammi retta. Contatore. Ok, ragazzi, che abbiamo fatto qua? Che sostanzialmente lui cresce fino a 1000. Se vogliamo lo stampiamo, così almeno è pure più pratico. E, sì, vabbè. Io stavo scrivendo Pringles al posto di... Non so perché stavo... Pringles, sì. No, non so perché sta cosa mia stringa, ok. Chiudiamo il monitor seriale che è meglio. Allora, ragazzi, che succede qua? Che praticamente lui parte a zero, poi va a 1. Cioè va fino a 1000, giusto? Sì, fino a 1000 e poi ritorna a 0 di nuovo. Sta roba qua va bene, ok, fino ad adesso ci sta andando tutto bene e la RAM sostanzialmente varia tra 899 byte a 898 byte, ho letto da qualche parte, però ha allocato fino a 904 byte, ok. Sta roba, ragazzi, in realtà non è solo il nostro sketch che alloga così tanto, ma sostanzialmente è anche embedOS che si porta dietro, ci stanno un po' di roba dietro che gira la RP2040. Comunque sappiate che non è solo la RAM che stiamo utilizzando noi, ma sostanzialmente viene utilizzata da vari servizi. Difatti, quando andiamo a compilare a sketch vuoto, tra l'altro, abbiamo 16% di RAM occupata, che è sostanzialmente quella che viene utilizzata per tante cose. Però è anche vero che la board ce n'ha un bel po' di RAM a disposizione, non è un Arduino 1, e abbiamo la possibilità comunque sia di fare tantissime cose senza che ne risente. Però in questo caso noi stiamo facendo sta roba qua, che nella nostra stringa, ad ogni giro di loop praticamente inseriamo il valore attuale di contatore, facendo anche un cast, ok? Che succede? Che a noi adesso ci sta andando molto bene, cioè non succede niente, non è la nostra giornata storta, ok? Tranne. Mettiamo il caso che per qualsiasi motivo abbiamo il problema che, non so, questa mia string comincia, esce fuori dalla memoria, adesso non so le meccaniche che potrebbero mandare in la RAM... In frammentazione, però sostanzialmente potremmo avere magari la famosa memory fragmentation, che sostanzialmente ci va a rovinare il codice, cioè a rovinare il comportamento del microcontrollore e tante altre cose.
Quindi come possiamo risolvere il problema? Un consiglio che vi do sempre quando lavorate con le stringhe: mia stringa.reserve. Sappiamo che la nostra stringa avrà come occupazione solo da 0 a 1000, quindi saranno 4 caratteri. Mettiamo reserve 4. Adesso, al momento che noi andiamo a compilare, lui farà tutto un giochetto dietro e allocherà per la nostra stringa uno spazio di 4, effettivamente sono 4 byte, quindi sostanzialmente uno spazio di 4 byte che saranno sempre quelli e starà sempre alla stessa posizione. Quindi avremo... Io sto provando e poi vediamo che succede. Ah, ok. Eccola, addio la scheda. E, sostanzialmente abbiamo questa... adesso siamo sicuri al 100% che non ci sarà mai frammentazione della memoria, perché l'Arduino ha riservato 4 byte per la nostra stringa, e saranno sempre quelli di 4 byte, non tenderà mai di scrivere da altre parti, e che è una cosa molto utile. Poi ovviamente utilizzate sempre l'allocazione e l'inizializzazione della variabile stringa fuori da ogni variabile, da ogni funzione. Mettetela fuori globale e lasciatela là, e poi utilizzate questa nel setup. All'inizio del setup fate il reserve di tutte le vostre stringhe, e ovviamente sapendo in anticipo quanto occuperanno in termini di carattere. E una volta che avete fatto questa roba qua, state a posto. E il vostro codice andrà così per anni, perché sostanzialmente non ci dovrebbero stare, incrociamo le dita, problemi di frammentazione della RAM, e quindi come detto la nostra stringa opererà sempre in quei 4 byte che avete allocato e riservato all'inizio. Quindi questa non è una chicca, in realtà. Vedendo anche la puntata delle stringhe, noi l'abbiamo detto che la classe string ha a disposizione il metodo reserve. Però in questo caso vi sto facendo vedere quanto potrebbe essere disastroso utilizzare le stringhe in modo non corretto. Voi sappiate che comunque sia... quando abbiamo fatto quando è partito il loop sostanzialmente, e ha allocato subito la memoria, perché sostanzialmente del contatore da 0 a 1000 ci ha messo una frazione di secondo, cioè oddio no una frazione di secondo no ci mette oddio non è che allora vediamo allora come... Io devo dire, dimmi, che momentaneamente sta scrivendo numeri, penso, esageratissimi, perché il monitor seriale sta scrivendo... Morriva. Bestialità di cifre, però... Allora, mo sono da 59... Vabbè, raga, comunque questi sono millisecondi, cioè in un millisecondo quante volte ha stampato? Mamma mia. Lo sai da che me ne sto rendendo conto? Sì? Dalla stampa del serial. Praticamente è partito all'inizio che stampava ogni 20 millisecondi. Mo ci mette secondi per scrivere. Fermala, bloccala, che dopo non la recuperi più. Hai messo all'inizio del setup il while negato serial? Sì. Sì. Ah, cavolacci, guarda, mi hai fatto prendere un colpo. Se la metti così e io non la recuperavi più, perché quella partiva a scrivere e occupava la seriale. Voglia a te a una spa. Ah. Comunque sta cominciando a surriscaldare, non so se siamo. Spegni, stacca tutto, si sta scaldando. Stacca tutto. Si sta scaldando.
Comunque, ragazzi, questa è, vabbè, ripeto, non è una chicca, non è, cioè, una scoperta grandiosa, però vi salva un po' la vita se volete ottimizzare un po' il codice. Ci sarà sicuramente qualche altra, perché poi ovviamente, ragazzi, intraprenderemo molto più approfonditamente C++, quindi ci saranno altre, oddio, ci saranno. Mi sembra Matrix. Mi sembra Matrix. Allora, ma se non ci fosse l'if, arriverebbe a 9999? No, perché l'int dovrebbe essere su, ve lo dico subito, ragazzi, vi condivido la schermata dove ci dice quanto occupa un int, perché così almeno. Ah, tra l'altro c'è un'altra cosa che volevo dirvi prima di staccare. Metti utilizzare le variabili giuste. Dovrebbe starci qualche cosa, o se no crea la tua, Valerio. Tra la lista dei banner, vedi un attimo se c'è utilizzare le variabili giuste, perché questo tips lo diciamo e lo facciamo già. Lo facciamo da stasera e poi stacchiamo ovviamente perché siamo arrivati. Allora, int Arduino. Allora, ragazzi, un attimo. Spegni, condividi. Scheda. Mo Ci ho messo pure il cuoricino. ci arriviamo. Allora, ragazzi, come stavamo dicendo prima, visto che comunque sia il dibattito, in realtà la domanda è uscita fuori. Nei 16 bit, praticamente noi abbiamo. Aspettate, ragazzi, facciamo una bomba più. Allora, nei 16 bit, noi abbiamo praticamente 8 byte, ok? Scusate, 2 byte, che sostanzialmente arrivano da 32.000 meno 32.000 a meno 32.768 a 32.767, ok? Mentre per quanto riguarda qui ci sono le Maker 1000 e la 0, però per quanto riguarda tutte le 32 bit sono 4 byte. Quindi l'int arriverebbe a 2 mi sì, sono 2 miliardi. No, sono 2 milioni. No, sono 2 miliardi. Che cacchio che dico? Sono 2 miliardi, sì. Praticamente arriverebbe a meno 2 miliardi, cioè il range varia da meno 2 miliardi a 147 milioni e 483.648. A 2 miliardi e 147 mila e 483, sì, 148, sì, va bene, va, 147 mila e 483, niente, non ce la faccio, eh. 2 miliardi, 147 milioni e 483 mila e 647, ok, scusate ragazzi, però la dislessia me la sei mangiata. Praticamente, il numero massimo e minimo di un int è questo qua. Rispetto a quello dell'Arduino 2, che è questo qua. Ragazzi, comunque, ripeto, la 32 bit va. Allora, vediamo Elio. Allora, pure signed. Eh no, va. Se a 32 bit, Elio va al doppio di. Si vede lo schermo, sì. Sì, si vede. Va al doppio, e difatti va a 4 miliardi. E il doppio di. Praticamente tu togliendo. Se mandandola in unsigned, no? Tu vai a. Aspetta, facciamolo, che non sono un grande mastro in. Allora, per. Intendevo il cona che Dì? okay. Ah, credo che è riferito al
al coso, al al codice che stai scrivendo dello screen. Ah sì, esatto, scusate. Scusatemi ragazzi, infatti non è int, la T rotta. Che no, che sta madre a spiega come la T rotta, si è rotta la T sulla tastiera. Esatto. Bellissimo. Ragazzi, aspettate ragazzi, perché in realtà, ma in realtà sarebbe questo. Allora, perché a 32 bit sono 4 byte e il numero massimo è questo, della va da 0, anzi end long, va da 0 a 4 miliardi. Infatti in realtà stavo dicendo la stessa cosa però con due variabili diverse. L'unsigned int è come un unsigned long a tutti gli effetti, raga, perché è 4 miliardi e 294 milioni e 967 mila e 295. Quindi sì, effettivamente posso sarebbe... dire una cosa? Dimmi. Questo pure. Ancora sta lavorando. Sì, ma come però? Un po'. Sta a 649 il contatore. Sta a 649 morti. No, ancora sta al contatore, sta a 649 come stringa contatore, quindi... Ma aspetta, Elio, se tu hai la T rotta, vuol dire che scrivi troppe volte... No, in realtà dovrebbe essere pure P rotta, però. Quello sarei io. Non la dire, ci giochiamo pure stavolta, pure stasera. Ma mi sto trattenendo, non ti preoccupare. E comunque, Elio, 18... Aspetta, questo è un numero enorme. Non sono... Questi sono biliardi, triliardi, quanto sono? Triliardi, mi sembra. Allora, questi sono mille... assai. Elio, ma questa, aspetta, ma tu programmazione su cosa? Cioè, nel senso, allora potremmo... Io non lo so, adesso sui PC non so più ferrato su sta roba, però comunque sia su Arduino questo numero è troppo, è proprio troppo. Su architettura 32 bit, l'unsigned long è da 8 byte. Sì, però aspetta. Aspetta un attimo. Allora, se ti dico che fra un serial print e un altro ci sta mettendo 2 secondi, ci credi? bene. Però su Arduino Elio sono 4 byte. Sull'Arduino ce l'ho qui, vedi? 4 byte e basta. 2 alla 64, vabbè, 32 bit io penso parli però di PC a sto punto. Credo. Però non, su Arduino è limitato. Ho notato che se lo raffreddo stampa un po' più veloce. 2 alla 64, infatti, però sulla documentazione di Arduino è 2 alla 33, alla 32, meno 1. Ah, ok. Vabbè, penso alle architetture sono diverse, pure a 32 bit, però non credo che sia... sia il 32 bit, cioè, non lo so, adesso starò per dire una cavolata, però non credo che siano identici microcontrollore e processore, quasi sicuramente no. Va bene ragazzi, quindi l'ultima cosa e poi stacchiamo. Sì, io poi faccio vedere a quanto è arrivato di temperatura, più che altro. No, la temperatura la sto raffreddando a fiato, a sputi. Ma è arrivata roba allucinante. Però è quasi arrivato a 1000, sta a 748. Secondo me sta reggendo, perché non è crashato l'IDE.
sostanzialmente a me è crashato l'IDE, è limite PC, ma suppongo Arduino ci lavori su, la blocchi su e la blocchi. Penso che l'abbiano fatto loro il limite. Vabbè, tanto alla fine il microcontrollore poi l'utilizzo quei numeri su stratosferici che non sarebbero manco utilizzabili, che ci fai? Comunque, ragazzi, l'ultimo consiglio, poi sì, le variabili, usiamo le variabili giuste allo scopo, esatto, per dirvi praticamente una cosa. Allora, di solito magari noi, che ne so, se abbiamo la necessità, stretta necessità di avere i decimali, possiamo usare i float, no? Però ho visto magari qualche codice che utilizza dei valori che effettivamente la parte decimale lascia un po' a desiderare, cioè non serve a niente, tipo, che ne so, sensori di temperatura che sono super economici hanno la possibilità sì di tirarti fuori il valore in float, però, o in double, però il discorso è che tu hai i decimi del numero che sono a sembrare meno nerd, ma la sera io esco, amici, vado a sembrare meno nerd, buonasera anche a te, io, e grazie per la compagnia. Quindi noi abbiamo praticamente questo sensore di temperatura che ci dà sostanzialmente la temperatura in decimali, però delle volte non serve, quindi magari possiamo pure sostituire float, che ovviamente occupa, mi sembra che in realtà su questi microcontrollori, però io sto facendo pure una lezione perché questa è tutta roba che può essere utile pure per l'Arduino 1, però passiamo per dirti ad Arduino 1, sull'Arduino 1 tu c'hai l'int che occupano 2 byte, come abbiamo visto prima nella documentazione, abbiamo i float però che occupano 4 byte. Quindi quando non abbiamo necessità proprio eccessiva di avere questa temperatura con i decimali, possiamo passare il valore del sensore di temperatura a un int. Un'altra cosa interessante che possiamo fare in realtà è dall'int, noi abbiamo questo sensore di temperatura, che avrà un 30 gradi, esempio, però in realtà noi sappiamo che abbiamo un altro tipo di variabile che è il byte. Il byte occupa un byte, che è sostanzialmente un byte. Quindi sostanzialmente possiamo utilizzare byte al posto di int. Perché possiamo utilizzare byte al posto di int? Perché byte va da 0, o meglio, io faccio della temperatura, però in realtà sulla temperatura è un po' un problema quella roba là, non la possiamo fare perché non ha, non ha il negativo. Però voi sappiate che comunque quando avete, togliamo il discorso temperatura, quando avete un valore che varia da 0 a 10, da 0 a 100, da 0 a 150, non necessariamente dobbiamo usare per forza int, ma possiamo usare byte. Quindi se facciamo valore 1 uguale 30 è la stessa cosa, ma il bello di utilizzare byte è che questa a noi sull'RP2040 ci occupa 4 byte, questa ne occupa solo 1, che è un grande risparmio, perché tre preziosi byte della memoria RAM sono risparmiati. Quindi potete utilizzare comunque in ogni caso pure la possibilità di, cioè potete utilizzare, abbiamo la possibilità di utilizzare byte che può contenere valori da 0 a 255. Questa cosa qua non è mai, cioè è molto sottovalutata, però ci permette di aiutarci un pochino nell'ottimizzazione del codice. Questa era l'ultima cosa da dire, perché sostanzialmente questa roba qua è quasi una chicchetta, dai, perché comunque sia, ripensandoci, noi vediamo un sacco di sketch, ma
tutti quasi utilizzano int, che se utilizzato su una board a 32 bit abbiamo questa problematica che l'int occupa 4 byte rispetto al byte che ne occupa solo uno. Quindi se vi ricordate di questa cosa è molto comoda. Bene, abbiamo finito. Aspetta, mo voglio far vedere. Spegni questo e poi mettere tu. Allora, siamo partiti. Non so se fate caso, questo è il valore della scrittura della seriale. Sto lavorando con 9006, quindi da 538 a 594 sono millisecondi, sono quanto? 60 millisecondi? Sì, più o meno sì. Ecco a quando siamo arrivati adesso. Beh, quasi comunque, 3 secondi. Comunque, ecco, qua hai aperto uno spiraglio su una roba. Però c'è da dire che è arrivato a 903. Bene, quindi ancora mi sta reggendo. Esploderà prima o poi, eh? Sì. Però hai aperto un pensiero su questa roba. Se voi utilizzate il baud rate a 115.200 o più alto, è normale che potreste avere dei problemi di scrittura, però è anche normale che il serial print è più veloce. Quindi questo è un'altra roba. È un altro, diciamo tra virgolette, un altro consiglio che non mettiamo. È una roba che chi si vedrà la live in differita dovrà vedersela da sola. E comunque sappiate che voi, se utilizzate un baud rate più alto, quindi più veloce, il serial print che utilizzate all'interno, poi tra l'altro, raga, un'altra chicca che vi posso dire, ma poi ci faremo un'altra lezione sulle ottimizzazioni. I serial print, una volta che avete finito il codice, toglieteli tutti o fate un flag. Praticamente mettete un define all'inizio, e poi ve lo spiego sta cosa comunque. Mettete un define all'inizio che disabilita tutti i serial print, perché in realtà i serial print rallentano pure loro il corso del codice. Se voi avete i millis di mezzo, sappiate che con diversi serial print i millis non sono più validi, tra virgolette, perché perdono un pochino di tempo. Però è una roba che poi andremo a vedere, magari la utilizziamo, cioè utilizziamo come pretesto all'ultimo. Allora, Ciobit dice comunque... Ho provato long su USP ed è 8 byte, non è ma. Ah, aspetta però, sì, long cioè, esiste. Vabbè, questa è una variabile che in realtà non ho preso in considerazione, ma long esiste. Sì, quella è da 8 byte, esatto, in realtà sì, alla fine sì. Quindi non è un unsigned long, ma un unsigned long. È da 8 byte, sì, esatto. In realtà unsigned long è da 16 byte, unsigned long, perché long è da 8, è da 16 byte l'unsigned long, quindi a 16 byte ci arriviamo, sì, mi sembra di sì. Vabbè, comunque, niente ragazzi, vabbè, la puntata è finita. Andate in sì, esatto. Vabbè, che no, ci vediamo mercoledì prossimo, perché adesso non so se ci sarà Impariamo Arduino Live o facciamo altre cose, però comunque penso molto probabilmente impariamo, e poi niente, ci aggiorniamo i prossimi giorni. Comunque, per chi vuole, siamo in siamo su Discord per un po', perché c'è un annuncio da fare importantissimo, che praticamente abbiamo una cosa da fare con Gigi,
e volevamo fare una, volevamo comunque sia parlarvene. Quindi per chi è interessato può entrare nel dopo live su Discord. Niente ragazzi, mettiamo il link Discord per chi non lo conosce. Aspettate un attimo. Mio caro ragazzo, 193, 94. Secondo me perché non ti è crashato 97, 98. Sono stato più sfortunato, non ti è crashato l'ite allora a quel punto. Il problema era quello. Allora, sai che mo è arrivata a 1000. Ci ha messo 23, 24, è partito a 23, 20. Ci ha messo 4 minuti per fare una stringa per arrivare a 1000, ma mo la sta continuando. Mo muore proprio. Fermati. Carichiamo uno sketch vuoto. Ok, allora. Eccolo qua. Silbit dice io sono in Discord con Discord. Purtroppo però ci va a pennello con l'organizzazione e tutto il resto. Silbit piano piano dobbiamo imparare. Sì, lo tramutiamo, non ti preoccupare. Va bene. Allora ci vediamo di là per chi vuole. E niente. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Sempre qui su Filo Connesso e vediamo un attimino. Unsend long da sempre. Aspetta. Comunque su ESP unsend long da sempre 0 byte. Penso che sia un 0 byte quello che volevo. Sì, credo di sì. Non lo so su quello. Io l'ho provato unsend long long. Cioè, da valori. Posso da dire valore... che comunque a occhio sto SP a una cinquantina di gradi ci è arrivato. Ce lavora a 50 gradi quasi. No, i miei no. Quasi io so che il chip sopra ce lavora a 50 gradi. Vabbè, comunque, proprio il chip all'interno. Allora se la scocca metallica sta a 50 gradi non oso immaginare dentro. Ok, dice che è sempre 8 byte, boh, non so, vabbè, poi approfondiremo. Va bene ragazzi, ciao, grazie intanto comunque sia per la compagnia, ci vediamo su Discord, ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao.